Grazie davvero, un saluto sentito come sempre ai familiari di Marco Biagi, un saluto alle autorità civili e militari presenti, una sottolineatura dell'importanza di questo appuntamento che organizza il Resto del Carlino, l'importanza e non solo, anche se questo è già importante di per sé, per ricordare con un impegno concreto l'operato di Marco Biagi, ma sta anche nel fatto, come sappiamo, che il pensiero di Marco e la sua elaborazione è sempre più attuale rispetto alla nostra realtà odierna, in particolare rispetto al tema che ci preoccupa e occupa tutti, di come riaprire una prospettiva di lavoro per le nostre giovani generazioni. In questo senso credo che sia importante questa iniziativa, come quella che seguirà del Consiglio Comunale. Sono due momenti importanti della vita della nostra città, ma sono due momenti che trovano poi una concreta attuazione in quella che ci dobbiamo ostinare a chiamare una comunità di destino fra le attività delle nostre imprese e dei lavoratori della nostra comunità. Oggi il tema che abbiamo di fronte è come uscire da questa situazione, come riaprire una prospettiva di crescita e di lavoro per il nostro Paese. Su questo tema io credo che a tutte le persone obiettive e che hanno in mente anche quello che si sta discutendo a livello nazionale di nuovi provvedimenti sia nel solco di quello che ci ha lasciato in eredità l'operato di Marco. Di questo ne dobbiamo essere orgogliosi come comunità locale ed è anche un contributo che continua a vivere per quanto riguarda le discussioni che ci sono nel nostro Paese. Quindi è un ricordo che ci impegniamo insieme a mantenere vivo, ma è appunto un impegno di continuare a comprendere con quella forza che è data dalla passione per il proprio lavoro che le cose si affrontano in modo pragmatico e che la libertà consiste nel fatto di sperimentare nuove soluzioni che diano un contributo alla coesione sociale e che permettano anche di dare risposte concrete per quanto riguarda le prospettive di lavoro dei nostri giovani. Questo non è assolutamente poco, non è il resto di nulla, anzi è il contrario, è il resto di tutto. E continuando il gioco di parole, ringrazio il Resto del Carlino per questa iniziativa che sì, è un'iniziativa che è sempre più utile proprio per uscire solo dalle cerimonie retoriche, ma per fare il punto. Uno dei punti a cui ci stiamo abituando con piacere sul dove sta andando il cammino della nostra comunità. Grazie davvero a tutti e buona giornata.